Pego. La sfida tra le Pro Loco della nostra regione e anche quest'anno, la quarta edizione, sono 28 le Pro Loco protagoniste di questo quiz targato Telefriuli. Subito vi vado a presentare la prima Pro Loco e il capitano che è in sfida questa sera. Parliamo di Attimis, il suo capitano è Marco Gobessi. Buonasera. Buonasera. Correggo, Gobessi. Gobessi, Gobessi. Marco Gobessi, la Pro Loco di Attimis, quanti anni ha e quante persone ci sono all'interno della vostra Pro Loco? Allora, ha avuto molte trasformazioni, però siamo a più di 50 anni e abbiamo circa 120 soci. Poi insomma parleremo anche delle vostre iniziative, ma parliamo anche del capitano, stato scelto dalla squadra come rappresentante della Pro Loco. Tu sei di Attimis, 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 di dove sei? Sì, io sono di Attimis, originario di Attimis, e i Gobessi sono dal 1450 ad Attimis. Ah beh, insomma, più Attimis. Più rappresentativo di te non ce n'è ad Attimis. Beh, questo non lo so, però abbastanza. Dicono di sì dietro. La tua età, per non essere... Anch'io ho 50 anni. Anche tu hai 50 anni. Bene, allora, le peculiarità del vostro territorio le raccontiamo adesso nella copertina di presentazione di Attimis. La Pro Loco di Romance di Isonzo, capitanata da una donna, Patrizia Guadagnini. Facciamo l'applauso anche per lei, che sfida Marco. Romance, quanti anni ha la Pro Loco di Romance? 53. Ah, quindi siete quasi coetanei come Pro Loco. E invece quanti sono i volontari, i soci che fanno parte? Una trentina più simpatizzanti. Più simpatizzanti che fanno parte della vostra squadra di volontari. Poi racconteremo anche tutte le vostre iniziative. Ma raccontiamo qualcosa in più su Patrizia. Innanzitutto, perché hanno scelto te come capitano? E anche tu, insomma, raccontaci di dove sei. Sono di Romance, nata e cresciuta a Romance e sono il presidente, quindi... Hanno detto che toccava a me. Toccava a te. La tua età, se non siamo indiscreti, visto che sei 42. 42, quindi siete, insomma, quasi coetanei, dai, su. Grazie. Grazie. Le peculiarità di Romance di Isonzo le raccontiamo nella copertina. Friulana, è il nostro capitano dei filologici, perché ormai è fedelissimo, Claudio Romanzin. Buonasera Claudio. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. E tu volevi tu sapere la mia età? Sì. Ha tu anche un video dopo di Faviodi sulle mie caratteristiche? Sì. Sì. Io sono comunque come le loro Pro Loco, dai 54. E quindi fondasta stessa esperienza. Allora Claudio adesso se la ride, ma lui ha preparato alcune domande che sono piuttosto difficilotte, sia su Attimis che su Romance. Poi le vedremo. Intanto ricordo ai nostri telespettatori di chiamarci allo 0432 573517 per prenotarvi per i tre domandoni della serata. Avete la possibilità di regalare 5 punti alla vostra Pro Loco preferita, Attimis o Romance di Isonzo. Poi naturalmente racconteremo anche quelle che sono le iniziative delle Pro Loco, ma prima vogliamo partire con la sfida. Marco e Patrizia hanno già la loro pulsantiera pronta in mano e quindi andiamo a vedere il primo argomento della serata, il cubo virtuale. Territorio, parliamo di territorio ma legato alle Pro Loco della nostra regione, ovvero vogliamo sapere
quanti eventi sono legati alla mela vengono organizzati annualmente dalle Proloco del Friuli Venezia Giulia? Quanti sono? 5, 2, nessuna o 10? Attimis dice 2! E dite bene, perché le Proloco che organizzano eventi legati alla mela sono Tolmezzo e Pantianicco. Molto bene, 5 punti conquistati da Attimis. Andiamo a vedere il prossimo argomento con il cubo virtuale. Prospero, Miranda, Ariel e Calibano sono personaggi di quale opera di Shakespeare? Tra queste che vediamo, La dodicesima notte, Sogno di una notte di mezza estate, Molto rumore per nulla, La tempesta. Attimis prova B, ma non è la risposta esatta. Romance ha ancora la possibilità di scelta tra A, C e D. Ancora un secondo, è La tempesta, Claudio, vero? Sì, io la sapevo. Tu la sapevi? La sapevo. È la tempesta che è... Allora, ha fatto confusione Artemis, perché Ariel è un personaggio anche di Sogno di una notte in mezza estate. Però in realtà tutti quanti della Tempesta, che è l'ultima opera interamente di Shakespeare, scritta 1610-1611. Ah? C'è Robonis. 5 punti per Artemis, ancora 0 Romance, quindi Patrizia, adesso vediamo se arriva un argomento che conosci, del quale insomma ritieni essere preparata. Vediamo se ci lanciano il cubo virtuale. Sport, parliamo di un tecnico che ha allenato, quindi stiamo parlando di calcio, un tecnico che ha allenato anche l'Udinese, ovvero Francesco Guidolin. In quali di queste stagioni Guidolin ha allenato l'Udinese? Tra queste che vedete, 2007-2008, 98-99, 94-95, 2006-2007, non è la A ma è la B. Quindi Attimis dà la risposta esatta. Guidolin allenò anche altre stagioni a Udine dal 2010 al 2014. Altri 4 punti conquistati da Attimis, siamo a quota 9, Romance 0, ma Patrizia, adesso vediamo se sarai più brava nel prossimo argomento. Fatti aiutare anche dalla tua squadra. Vediamo squadra. Il prossimo argomento. È squadra. Ascoltiamo questo brano di Eros Ramazzotti, dovete indicarmi il titolo. Forse chissà come sarebbe stato. Non è più bella cosa. La mia vita insieme a te. Patrizia. Ed è giusto, del 2003, album 9, conquista dell'album 9, conquista 3 punti, Patrizia con Romance di Sonso. Dai, molto bene, avete già conquistato 3 punti. Fatevi un applauso su per i vostri primi 3 punti. Attimis, 3 Romance di Sonso. Allora andiamo a vedere il prossimo argomento con il cubo virtuale e poi lanceremo anche il domandone, il primo domandone della serata. Territorio. Parliamo sempre di Proloco. Vediamo subito la grafica, la domanda. Vogliamo sapere qual è tra queste la Proloco più antica della regione. Muggia, Gemona, Sacile o Sutrio? A, B, C o D? Non è Sacile, quindi Romance dà la risposta errata, ma è Gemona. Quindi Attimis conquista altri 3 punti, siamo a 12 per Attimis e 3 Romance di Sonso. Insomma, sulle Proloco ci siamo, nel senso che la storia delle Proloco... Ho dei bravi suggeritori. Hai dei bravi suggeritori. Patrizia invece non è stata suggerita al meglio, no. Ma...
Qual è la tua, hai un hobby, una caratteristica che magari fai a passeggio, vai in bicicletta, cioè sei sportiva, no? Per capire qual è in cucina, come va? Sì, abbastanza bene. Quindi abbiamo anche le domande legate all'enogastronomia. Speriamo. Speriamo. Speriamo che sia quello il punto di forza di Patrizia e anche della squadra di Roma di Isonzo, ma voi avete anche la possibilità di aiutare la vostra Proloco in studio. E quindi lanciamo il primo domandone, la voce misteriosa, ascoltiamola assieme. Che Bersani non abbia dormito a causa mia in qualche modo mi ha colpito abbastanza. Diciamo che il PD, soprattutto io posso ragionare meglio se lo rapporto alla realtà locale. 0432 573517 per dirci di chi è la voce misteriosa di questa sera. Prenotatevi, chiamate e dopo la pubblicità daremo spazio alle telefonate. Quindi ci vediamo tra poco, lo sapevo. Romance di Isonzo, le due Proloco ospiti questa sera, ma abbiamo delle due telefonate, mi dicono, quindi andiamo subito a sentire il primo telespettatore. Pronto, con chi parliamo? Pronto? Pronto, con chi parliamo? Buonasera. Buonasera, Valentina. Valentina, da dove chiama? Da Attimis. Da Attimis, bene. Lei è di Attimis proprio, abita lì? Abito Attimis. Abita Attimis. Da quanti anni abita Attimis? Ma da molti anni. Da molti anni, giustamente. Lei non vuole esprimersi sull'età, giustamente. Ma io volevo chiederle i 5 punti, glielo chiedo subito, se dovesse darmi la risposta esatta, a chi li vuole regalare? Ma li vorrei regalare a Attimis, al mio Attimis. Paese. Attimis. Allora, proviamo a dare la risposta. Il personaggio di questa sera, la voce misteriosa, chi è? Mi sembra di aver riconosciuto Michela Del Piero, già assessore regionale. Non è Michela Del Piero. Grazie comunque per aver chiamato, per aver tentato. Grazie. Buonasera, grazie. Valentina da Attimis, andiamo a sentire l'altra telespettatrice, telespettatrice. Pronto, con chi parliamo? Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Buonasera. Walter di Buia. Walter da Buia. Walter da Buia. Con i capelli lisci al massimo stasera. Ciao. Ciao. Allora, per me, cosa vuoi che ti dica? Butto a caso, Virna Lisi. Non è un personaggio legato al Friuli Venezia Giulia. Grazie a Walter da Buia per aver chiamato. Abbiamo altre telefonate. Pronto, con chi parliamo? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Sono un novellino del programma, non l'ho mai visto, è la prima volta. Sono Carlo Biasini da Monfalcone. Carlo! Carlo, Carlo, davvero grazie per aver chiamato. Fa parte della Proloco di Monfalcone, quindi ti ricordiamo sempre con piacere, ti salutiamo. Sappiamo grazie, di te, insomma, grazie, sei di Monfalcone, grazie. Non so quanti anni hai, ma non te lo chiedo, però... 25, sto per fare 26. Però ti chiedo i 5 punti, allora se tu mi darai la risposta esatta, a chi li vuoi regalare tra Attimis e Romance? Urca, aspetta, questa è una domanda difficile, dovrei pensare circa 15 minuti, ho tempo? No, devi allora, rispondere subito. Allora, guarda, vado per esclusione. Siccome sono il presidente del consorzio delle Proloco dell'Isontino, ecco, e Romance fa parte del mio consorzio, chi pensi che potrei dare questa? Devi dirmelo. Ovviamente Romance, con tutto il rispetto per gli amici di Attimis, dai. Grazie. Però deve ancora dirci... Deve ancora dirci chi è di chi è la voce misteriosa, dimmi pure. Guarda, se sbaglio questa, come esco da casa mi sparano. Dovrebbe essere sicuramente il mio sindaco, Anna Cisin di Monfalcone.
che Bersani non abbia dormito a causa mia in qualche modo. Ed è proprio lei, Anna Meracesin, sindaco di Monfalcone. 5 punti dunque alla Proloco di Romans di Sonzo. E io approfitto per salutare anche il sindaco di Romans che è con voi, il sindaco Furlan, che fa parte della vostra squadra, e quindi lo saluto e lo ringrazio per essere qui, perché sarà un valore aggiunto della Proloco, Patrizia. Certo. L'avete portato per quello? Certo. Certo che sì. Certo che sì. 12 punti Attimis, Romans di Sonzo 8, e allora siamo pronti per il tassello, il nostro memory tutto in friulano, e andiamo a vedere la grafica. È Romans, quindi Patrizia ha la possibilità di scegliere la prima coppia, visto che siete in svantaggio. Nel momento in cui tu troverai la coppia esatta di foto, conquisterai 3 punti. Patrizia, parti. 3 e 5. No. Quindi Marco, a te la possibilità di scelta. 7. 7. 1. No, non è 7-1. A te, Patrizia. 2-7. 2-7, 3 punti conquistati. La chiesa di San Rocco, che si trova al centro del paese di Coseano, al suo interno è conservato un altare ligneo del XVI secolo. A te la possibilità di scelta di un'altra coppia, intanto conquisti 3 punti. 4? 4? 1. 4-1, e qui siamo al castello di Gorizia, risalente all'XI secolo, il cuore antico della città. Proseguiamo con un'altra coppia, sempre a te, Patrizia. E 5. 8 e 5, siamo a Sacile, seconda città della provincia di Pordenone e la sesta in regione per numero di abitanti. E quindi l'ultima coppia, o è scaduto il tempo, deve essere scaduto il tempo, quindi hai conquistato altri 3 punti, e vediamo tra poco qual è la situazione. Poi ci sarà una seconda manche del tassel, e intanto voi avete conquistato sicuramente altri 6 punti. Sì, Romans quindi adesso si trova a 17 e Attimis 12, quindi avete conquistato, siete riusciti a rimontare molto bene. Bravi ragazzi. Ragazzi di Romans, capitanati da Patrizia, diciamo che sul territorio ce l'avete fatta. Andiamo a vedere subito l'argomento, e quindi lanciamo un altro cubo virtuale, pulsantiere le mani, e andiamo subito a vedere i prossimi quiz. Cultura, stiamo parlando di Giacomo Bonutti, e vediamo la domanda in grafica. Più noto come Jacum dei Zeis, nacque nel 55, ma in quale paese tra questi? Mortegliano, Talmassons, Paradiso di Torsa, Codroipo. A, B, C o D, avete ancora 4 secondi, non è Talmassons. Quindi Attimis la possibilità di dare la risposta, ma non è Codroipo, ma è Paradiso di Torsa, Claudio. Allora, vi racconto tutto. ho tempo fino a stasera. No. Allora, no. Allora, lui in realtà è nato a Paradiso, che tra l'altro per la cronaca è un paese dove vengono anche i miei antenati. E poi però è andato a vivere a Talmassons, dove è morto. A Codroipo c'è invece il monumento che vedete in fotografia. Quindi in qualche modo c'entravano tutti, ma era Paradiso. Era Paradiso, non eravate preparati su questo argomento? Allora andiamo a vedere il prossimo nel nostro cubo virtuale. Enogastronomia, Patrizia è una donna, sta ai fornelli, quindi probabilmente saprà darci la risposta esatta. Parliamo di un prodotto enogastronomico che è stato registrato con il marchio Buri. Ma quale tra questi? Un formaggio, un distillato, farina di mais senza glutine o un vino autoctono? Non è un vino autoctono.
E nemmeno un distillato, ragazzi, ma è una farina di mais senza glutine che è stata presentata nel 2018, un progetto di filiera territoriale che ha coinvolto diversi agricoltori di Butrio. Questa non la sapevano, allora andiamo a vedere il prossimo argomento. Coromans di Sonzo che è in vantaggio, 17 punti, Attimis 12. Musica, ascoltiamo questo brano di Ligabue. Attimis dà la risposta esatta, niente paura. Marco ha ascoltato il suggerimento puntuale di una ragazza, così tu io, dici di niente paura, quindi meno male che non l'ha sentito Patrizia, l'hai sentito prima tu, quindi siete riusciti a conquistare questi punti. Andiamo a vedere il prossimo argomento e vediamo se Patrizia a sto giro riesce a conquistare i punti per ritornare in vantaggio. Territorio. Parliamo di carnevale, delle tradizioni del carnevale, Romano, insomma, su questo dovrebbe essere preparato. Il rolare, il Keirar, sono figure tradizionali del carnevale di quale paese del Friuli tra questi? Resia, Tarvisio, Sauris, Erto e Casso. Non è Resia, quindi Romans ha la possibilità di scelta tra Tarvisio, Sauris, Erto e Casso. Non è Erto e Casso, ma Claudio è Sauris. Ah sì, tu mi domandi se a me che... Sì. Sì, è Sauris, praticamente sono due personaggi molto particolari. Il Rölar è quello che introduce, che annuncia il carnevale dai campanacci, in pratica, i sonagli. Mentre, grazie, mentre l'altro è quello che con la scopa apre la strada. Bene. Andiamo a vedere il prossimo argomento, il Cuba virtuale, poi lanceremo anche il domandone per i nostri telespettatori. Andiamo a vedere il prossimo Cuba virtuale. Un attimo e poi vedremo anche quella che è la situazione delle due proloco. Posso approfittare per salutare il pubblico a casa? Certo, allora, le signore dell'Ute di San Vito al Tagliamento, che ho scoperto che sono mie fan, e invece, sì è vero, non ridete, e invece i bambini e i ragazzi delle scuole dell'Istituto Comprensivo di San Michele al Tagliamento, in particolare Anna. Grazie. Bene, salutiamo anche noi. Fan di Claudio Romanzini, perché faccio anch'io parte di questo gruppo di fan di Claudio. Sei dell'Ute di San Vito? No, però insomma, voglio far parte anch'io del gruppo di fan. Andiamo a vedere il prossimo argomento. È cultura, andiamo a vedere quindi la domanda. Quale sacerdote ormai scomparso ha tradotto in friulano le avventure di Pinocchio? Giuseppe Marchetti, Francesco Placereani, Domenico Zanier, Pier Antonio Bellina. Non è Domenico Zanier, Attimis ha dato la risposta C e nemmeno Placereani. La risposta era Pier Antonio Bellina, Claudio, tu lo sapevi? Sì, perché ho il libro a casa, l'ha intitolato Gli Sbaronadis di Pinocchio. Allora, la situazione, vede Romans in vantaggio con 17 punti, Attimis 16, questa dunque la situazione. Andiamo a lanciare il secondo domandone, ovvero il primo proverbio. Claudio, lo vediamo assieme in grafica. Che non la beste borse, che al vedi mil in bocce. Bocchie o bocce? Bocchie. Sei bravissima. A me viene a dire bocce, no bocce. Qui che non la beste borse, che al vedi mil in bocce. Vogliamo sapere il significato, che cosa si intende dire con questo proverbio, non la traduzione. 0432 573517, chiamate durante la pubblicità, vi prenotate, poi daremo spazio alle telefonate. A tra poco, lo sapevo. We'll be right back.
sindaco della regione, Romance, questa sera sfida Attimis e tra poco vedremo anche la loro situazione, anche perché abbiamo lanciato un secondo domandone, il proverbio in friulano, e quindi andiamo subito ad ascoltare il primo telespettatore in linea. Pronto, con chi parliamo? Pronto? 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 Con chi parliamo? Buonasera, sono Federica. Federica, da dove chiami? Da Attimis. Da Attimis. Una voce molto giovane. Quanti anni hai tu? 19. 19, infatti, sentivo la voce fresca. E tu abitualmente parli in friulano? No, per niente. Allora è il momento giusto per iniziare a farlo, dando la... Intanto volevo chiederti 5 punti a chi li volevi regalare. Se tu dovessi... Ad Attimis. È il momento giusto con Claudio Romanzì di iniziare un corso sul friulano e partiamo proprio questa sera. Vediamo se ci sai dare la risposta al secondo domandone, quindi il significato di questo proverbio. Provaci. Allora, secondo me è... Chi non ha soldi in tasca ha parlantina da vendere. Claudio non è convintissimo. No. Specifichiamo meglio la seconda parte. Facciamo un estremo tentativo, dai. Un estremo tentativo. Nel senso che parla tanto, ha tanto da dire. No. No, non è questo il significato. Grazie comunque Federica per aver chiamato da Attimis. Sentiamo l'altro telespettatore o telespettatrice in linea. Pronto? Con chi parliamo? Pronto? Buonasera, sono Claudia. Claudia, da dove, da dove chiama? Da? Romance. Quanti anni hai tu? 35. 35, siamo quasi della classe, sì. Anche lei della classe, dice, di Romance di Sonzo, sei pronta per la festa del tacchino? Sì, certo. Ci sarai? Siamo tutti carichissimi. Siete tutti carichissimi, ma tu i 5 punti a chi li regaleresti? A Romance. A Romance, ma io lo chiedo perché loro volevano invitarti alla loro festa pur di conquistare questi 5 punti, ma è Romance. Allora, prova a dare il significato del proverbio. Allora, ci provo. Chi è povero, quindi chi non ha soldi, si arrangia in qualche modo con le parole. Sì, specifichiamo meglio, sempre, seconda opportunità. Dai, spieghiamo meglio la seconda parte. È quella. Chi non ha soldi. Sì. È capace con le parole. A farcela, quindi ce la fa con le parole. Riesce ad avere successo con le parole. È incappata nell'errore della telefonata precedente. Sì, sì. Siete tutte andate vicine, ma... No, Claudia, non possiamo darti buona la risposta, grazie. Abbiamo un'altra telefonata. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera. Pronto? Sì, con chi parliamo? Mi chiamo Enzo. Enzo, da dove chiami, Enzo? Da Maiano. Da Maiano, bene. Allora, mi racconti un po' di Maiano e di te. Tu quanti anni hai? Abiti proprio a Maiano? Città? Centro? Ho superato il quindicesimo lustro. Il quindicesimo lustro, quindi adesso non abbiamo il tempo per fare tutti i calcoli. 75. Beh, complimenti perché la voce è giovane, Claudio. Maiano, però ha simpatia per Romance, per Attimis. Lei sta chiamando perché sa già a chi vuole regalare questi punti. Ecco, siccome la simpatia è equiparata, se dovessi rispondere giusto... I punti li darei a quello che è in svantaggio. Ma lei mi deve dire chi però? Lei mi deve dire la propria... Non riesco a vedere chi è in svantaggio in questo momento. Doveva stare più attento. Doveva stare più attento. Chi è in svantaggio, alzi la mano. Deve dirmi chi, me lo deve dire. Allora in svantaggio Attimis, mi pare, no?
Allora, i 5 punti ad Attimis. Provi a dare il significato del nostro proverbio in friulano. Ecco, io direi, se uno vuole emergere, deve fare qualcosa e non ha disponibilità finanziarie, forse è meglio che abbia disponibilità di una buona facondia. Che signore forbito! Questa cosa. Sì, sì. Cinque punti conquistati da Attimis. Com'è? Non è che sia forbito solamente al telefono, ogni tanto mi dite anche il signore barbuto lì che ha fatto lo Stellini, come sì. Me. Classe, quasi classe. Mi dite che sono forbito anche quando rispondo per Maiano. Ah, ok, sì, ho capito di che si tratta, la proca di Maiano. Allora sbagliata era. Grazie per aver chiamato, complimenti. Anche Attimis ringrazia. Marco, ti aspettavi di avere un fan a Maiano? No, non mi aspettavo, ma grazie al signore molto forbito, anche al di là dei suoi lustri, insomma. Molto bene, adesso ritorniamo dal nostro Claudio Romanzin, perché adesso starà lui a farvi le domande su che cosa sai del tuo paese. Oh, ma mi fai fare questo? Claudio, a te la parola, la prima domanda a Romans di Sonzo. Allora, a Romans di Sonzo, per tutti e due i paesi, scusate, premetto, delle domande un po' particolari che vanno oltre l'interesse locale. Allora, per Romans di Sonzo, durante la Prima Guerra Mondiale la località di Versa è stata frequentata da un grande poeta, Giuseppe Ungaretti, che proprio a Versa conobbe quello che gli pubblicò praticamente il suo primo libro di poesie. Quindi Versa praticamente è stato il momento di lancio di Ungaretti. Come si intitolava questo primo libro di versi di Ungaretti? Patrizia, provaci. Il porto sepolto, bravi. Risposta esatta. Proloco di Romance, ed ora nuovamente la parola a Claudio Romanzini, che farà una domanda a Marco di Attimis. Allora, anche per voi una domanda di interesse più ampio, che riguarda sempre una località del vostro comune. Allora, purtroppo un episodio drammatico, comunque nel febbraio della Seconda Guerra Mondiale a Porzus si consumò una strage di partigiani. Tra questi una delle vittime era Guido Alberto Pasolini, che è fratello appunto di Pierpaolo. Qual era il suo nome di battaglia? Hermes. Bravissimi! Oh! Bravi! Altri 5 punti! Altri 5 punti conquistati! Quindi complimenti. E guadagnati proprio, perché erano domande non semplici. Bravi, bravi. E quindi Attimis in vantaggio, 26 punti, Romans di Sonzo 22. Ma ora è arrivato il momento del gioco in friulano, lo stacchetto. Patrizia, che è in svantaggio con la Proloco, ha la possibilità di scegliere la 1 o la 2. La 3? Non c'è. La 1 o la 2? La 2. La 2. Tu preferiresti avere la possibilità di tradurre dall'italiano al friulano o dal friulano all'italiano? Dall'italiano al friulano. È sempre così, perché è l'inverso, dal friulano all'italiano. Quindi abbiamo un minuto a disposizione, e partiamo con il tempo, un minuto di non tempo. Non abbiamo sentito cosa. Dal friulano all'italiano,
tra poco lanceremo, partiremo con il minuto di tempo, se sbagli si riparte dalla prima parola. Scusse. Buccia. Molene. Mollica. Crodie. La Cotenna. Corean. Cuoio. Pache. Botta. Pacare. Ruspa. Ruspios. Selvatico, cos'è ruspios? No. Scusse. Buccia. Molene. Mollica. Crodie. Cotenna. Corean. Cuoio. Pache. Botta. Pacarie. Pacare. Pacare, scusate, pacare. Scavatore. Ruspios. Rude. Rabios. Arrabbiato. Rosade. Brina. Rosade. Brina. Scusse. Buccia. Molene. Mollica. Allora, siamo arrivati a rabios, quindi 8 su 10, perché rosate era bruciata. 8 punti conquistati dalla Proloco di Romance. Le altre parole erano rosade, che era rugiada, voi avete detto brina? Sì, che è un'altra cosa. La Poi l'abrose. C'era roste, argine, sbarramento, l'ultima parola. Bravi, 8, Romance, bravi. 8 su 10, molto avevi bene. Avevi tante romance. Pore prime, invece un bel applauso. Marco, a te invece capita dall'italiano al friulano. Bene. Un minuto di tempo e quindi appena siamo pronti, eccoci qua. Fungo. Fong. Fango. Pantan. Faggio. Faiar. Quercia. Roll. Faccia. Muse. Traccia. Segno. No, fungo. Fong. Fango. Pantan. Faggio. Faiar. Quercia. Roll. Faccia. Muse. Traccia. Traccia. Impronte. E fungo. Fong. Fango. Pantan. Faggio. Faiar. Quercia. Roll. Faccia. Muse. Traccia. Segnal. Fungo. Fong, fango, pantan, faggio, quercia, roll, fascia, muse, traccia. Traccia. Talpe. Traccia era olme, ferade, talpade. Talpade. Poi le altre parole erano mento, ovvero barbuccio, menta, mente, falce, falcette. Felce, felette. Quindi voi siete arrivati fino a faccia, 5 punti conquistati. 5 punti conquistati. Artemis 31 punti, Romans di solito 30. È comunque una situazione equilibrata perché avete un punto che vi divide, ma c'è anche un altro domandone che lanciamo subito, un altro proverbio in friulano, e quindi i nostri telespettatori possono darvi una mano e hanno 5 punti da regalarvi. Andiamo a vedere il terzo domandone nel prossimo proverbio. Aghe e le di pariù e il fun par su. Il significato del proverbio, chiamatelo 0432 573517, daremo lo spazio alle telefonate subito dopo la pubblicità, tra poco lo sapevo. Pronti per dare la voce ai nostri telespettatori. Pronto, con chi parliamo? Buonasera, sono Graziella da Martignacco. Graziella da Martignacco. Piove lì? Sì. Sì? Sì, non è... Tanto? Sì.
Ma guardi, adesso sono in casa, non sono sicura. Ecco, piove con me. Provi a dare a vedere dalla finestra se piove. No, no, guardi, ho chiuso tutto. Graziella, lei sta guardando la trasmissione? Sì, sto guardando. Ecco, quindi si è concentrata, ha cercato di capire chi è più simpatico tra Marco e Patrizia in questo momento. Io darei, se fosse vero, ad attimi subito. Ad attimi, se fosse vero, cioè se riuscisse a dare la risposta esatta. La domanda, sì. Ma perché sceglie attimi? Cioè, è stata conquistata dal fascino di Marco, immagino. Dalle frasi. Sì, anche perché ho origini da Subito. Ah, ecco. Allora, Graziella, provi a darmi... Avete la Presidente della Prolaco di Subit. Graziella, provi a darmi la soluzione, cioè il significato del proverbio che vede anche in grafica. Allora dico, lascia l'aghe che le dio, lascia la vita che faccia soccorso e le chiacchiere che vadano in fumo. Sì. Bene, Graziella, complimenti. Graziella regala 5 punti ad Attimis, quindi ringraziamo Graziella, 36 punti Attimis, 30 Romance di Sonzo, e quindi questi 5 punti sono stati determinanti in questo momento perché vi vede in vantaggio di 6 punti. Ma andiamo subito a vedere il prossimo cubo virtuale, l'argomento, e vediamo chi sarà più pronto tra Patrizia e Marco alla pulsantiera. Vediamo l'argomento. Andiamo di culture, andiamo a Gorizia. Chi è l'attuale arcivescovo di Gorizia? Giovanni Antonio Poltrassi. Sì, ma ditemi la lettera. Giuseppe Mario Galanti, Carlo Roberto Merendelli. Romati Sonzo conquista 3 punti. Lo sapevano e quindi su questo ti hanno dato ottimo consiglio, sì, da sì. Dietro. Anche se ci sono... Il sindaco è stato molto utile. Sì. Andiamo a vedere il prossimo argomento perché Attimis è sempre in vantaggio, 36 punti. Vediamo il nostro cubo virtuale, quale argomento ci porta. Territorio. Quale tra questi comuni che vedete in grafica è stato istituito più di recente tra questi? Valvasone, Ardene, Campolongo, Tapogliano, Rimiano Teor, Fiumicello, Villa Vicentina. Non è la risposta esatta data da Attimis e nemmeno da Romance di Sonzo, perché è Fiumicello, Villa Vicentina, nata il 1 febbraio 2018 dalla fusione dei comuni di Fiumicello e Villa Vicentina. Qui danno consigli, ci dice e poi non capiscono. Mi par di capire che qua abbiamo problemi d'udito. 36 punti Attimis, Romance di Sonzo 34. Andiamo a vedere il prossimo argomento. Concentratevi, Sorpresa, avete più punti e più possibilità, di più tempo per pensarci. Rambo, il personaggio creato da David Moore, interpretato da Silver Stallone, nato da padre italiano e da madre, Silver Stallone, e da madre italiana, messicana, navajo, vietnamita. Avete 24 secondi per pensarci e Attimis ha dato subito la risposta sbagliata. Invece Romance ha ancora la possibilità di scelta tra A, C e D. Ma non è italiana. Claudio Romanzin, è la allora, C. È la C e devo dire che cartellino giallo a tutti. Perché questa domanda me l'ha suggerita mio figlio, che è un appassionato di Rambo, Io e sa tutto, è nato nel 1947, non mio figlio, è Rambo, Rambo. 1947, padre italiano, madre indiana della tribù Navajo, della nazione Navajo, è partito militare a 18 anni, è andato in Vietnam nel 71, catturato, liberato poi nel 72, c'è un sacco di storie su lui. Attimis in vantaggio, 36 punti, Romance 34, insomma una sfida piuttosto equilibrata. Andiamo a vedere il prossimo argomento, vediamo se sarà un argomento più vicino alla preparazione di Patrizia o di Marco. Enogastronomia, parliamo di vino. Il ramandolo è un vino ottenuto dalle uve di Verduzzo Friulano che localmente viene denominato
Dorato, Verduzzo Dorato, Verduzzo Giallo, Oro di Ramandolo, Verduzzo Dolce. Attimis lo sanno, Verduzzo Giallo. E Attimis conquista altri punti, siamo a 40, Romance di Sonzo 34, insomma eravate più pro. Marco, tu sul vino, sto giro... Beh, siamo confinanti. Siete con Mimi. Siete confinanti, quindi... Però quindi... c'era sempre il dubbio, tra giallo, dorato... Non potevate sbagliare, quindi. Siete ancora in vantaggio, vediamo il prossimo argomento, ma sono solo 6 punti di distacco tra le due proloco, vediamo. Parliamo di cultura. Che relazione c'era tra il celebre scrittore carnico Luigi Gortani e il geologo e politico Michele Gortani? Erano zia nipote, erano padre e figlio, non erano parenti, erano fratelli. Erano padre e figlio. Attimis dà la risposta esatta. E quindi Attimis rimane in vantaggio, 44 punti, Romance 34. Ma, cari ragazzi, Patrizia, parto sì. da te. Abbiamo la seconda manche del tassello e mi pare che questo sia il tuo punto forte. Perché anche prima, insomma, hai dato diverse risposte, sei stata fortunata. Ecco, e quindi punto. Ecco qui il secondo tassello e tocca a te, che sei in svantaggio, provare a scegliere due numeri e quindi la prima coppia. Vai. 1, 7. No, non è 1, 7. Prova Marco tu. 8. 8 3 ed è giusto, Villa Varda di Pugnera, residenza padronale del XV secolo. Prova un'altra coppia, un'altra 4, altre due tasselle. 4 5 molto bene, l'uomo di Gemona, altri 3 punti dedicato a Santa Maria Assunta. A te la scelta di un'altra coppia. 6 1 ed è giusto, Balvasone Arzene fa parte del club dei borghi più belli d'Italia e quindi 2-7 la chiesetta Santa Maria del Mare di Lignano. E molto bene sto giro, Marco è stato più fortunato, è stato sì. più fortunato. Vediamo quindi la situazione in grafica, perché sono diversi i punti conquistati da Attimis, che vedete in vantaggio 56 punti, Romance di Sonzo 34, insomma poi c'è la possibilità di conquistare altri punti. Ma adesso io andrei a Romance di Sonzo per parlare di quelle che sono le diverse iniziative. A breve, mi pare il prossimo weekend, sì. c'è una festa che per voi è molto importante, per la vostra comunità. Parliamo della festa del? Festa del Tacchino, Patrizia. Fiera di Santa Elisabetta, 186esima, parte dal venerdì fino al lunedì. Intanto vediamo il carnevale, immagino il carnevale perché carnevale, quella è una festa per sì. voi molto importante, lo citavo prima nella domanda sul carnevale. Sì, è arrivato alla sua 33esima edizione, quattresima edizione del carnevale. E poi la fiera invece è l'evento, quello più vicino, se sì, vuoi raccontarlo. Sì, questa è imminente, eccola. Nasce come una fiera agricola, infatti abbiamo mantenuto questa pesatura del tacchino, gli allevatori portano i tacchini la domenica e vince il tacchino più pesante. E collaboriamo con le scuole, infatti abbiamo il simbolo di Santa Elisabetta che è il piatto ricordo, che viene fatto dalla scuola secondaria di primo grado e questo sarà fatto il venerdì. Poi il venerdì sera abbiamo dei concerti, una cena apparecchiata e sabato abbiamo la mostra dell'animale più bello e del tacchino, prosegue con vari eventi, il sabato abbiamo una serata di ballo con un'orchestra e la domenica appunto mercatino dell'artigianato, pesatura, bancherelle, di tutto un po' e il lunedì la festa per i giovani, per i bambini con i nostri giostrai e la giornata dello scolaro. Quindi tutti i Romance di Sonzo per la festa del tacchino prossimo weekend e ad Attimis naturalmente non possono mancare, non può mancare la fragola, vero?
Sì, Marco. Sono i due nostri prodotti tipici, la fragola e il lampone. Fragola e lampone, infatti chiedo alla, a questa bella ragazza di avvicinarsi a te, così, perché loro portano ecco, sempre queste squisitezze. Adesso, se riusciamo a inquadrare, eccola qui, questa è una crostata a base di fragole e lamponi, è uno dei 40 prodotti a base di fragole e lamponi che abbiamo nella nostra festa, che è a fine giugno, inizio di luglio, ed è quest'anno abbiamo fatto i 50 anni anche di questa festa, che è sempre si possono raccogliere nelle nostre valli questi piccoli frutti. Ecco, vediamo qualche foto che fa riferimento a delle vostre iniziative. Questa è la festa per voi, quella più importante, sì, ma non solo. Chiaramente adesso noi la prossima nostra festa è la festa di Sant'Andrea, che è il nostro patrono, nella quale avremo un pranzo comunitario e chiaramente tutti gli eventi religiosi. Poi il mese di dicembre abbiamo Attimis Paese nel Presepre. E qui ci sono molti appuntamenti. Il più importante è la rassegna d'arte presepiale, che viene fatta in Villa ad Attimis Trassoldo. Poi abbiamo, abbiamo il giro presepi e le ricette della tradizione, il 22-23 dicembre. Il 28 dicembre abbiamo il premio notte di Natale. Ecco qui un'immagine di Sant'Andrea. Queste sono le antiche ricette che vengono offerte nel giro presepi. Poi la nostra caratteristica principale è il territorio con tutti i suoi sentieri. Qui voglio ringraziare gli altri due presidenti delle nostre Proloco del Comune, che sono gli amici della Proloco di Porzus e la Proloco Subit, che sono i veri manutentori di tutto il territorio. E beh, è importante, sì, davvero. Tutto altri, ciò che fate. Altri appuntamenti seguono poi il Carnevale, anche se magari un po' più in tono minore rispetto a Romance, però è un'iniziativa per i bambini. Poi abbiamo chiaramente la nostra festa, che è dedicata a questi piccoli frutti. Bene, insomma, queste sono le vostre iniziative. Poi insomma ci sono le pagine Facebook per, sì, per andare a vedere Facebook, tutto il programma nel dettaglio. Anche nel sito. Bene, complimenti alle Proloco di Attimis e Romance di Tonto per le loro iniziative. Facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo altri quiz e scopriremo il vincitore della puntata tra poco. Di nuovo assieme in diretta, lo sapevo, la sfida questa sera tra le Proloco di Romance di Sonzo e Attimis. Facciamo un controllo e vediamo qual è la situazione attuale di questa sera. Attimis 56 punti, Romance di Sonzo 34, ma ci sono altri 5 quiz che saranno determinanti per conoscere il vincitore di questa puntata, che quindi prosegue il viaggio, lo sapevo. Vediamo il prossimo argomento con il nostro cubo virtuale. Territorio, la domanda preparata dal sindaco di San Pier di Sonzo, Riccardo Zandomeni. Vediamo. Sotto quale dominazione i comuni cesuari di San Pietro e Castigliano vennero uniti in un unico comune? Quindi sotto quale dominazione i comuni di San Pietro e Castigliano vennero uniti in un unico comune? Asburgica, veneziana, greca, inglese. Attimis! Ringraziamo il sindaco! Ringrazio il sindaco di San Pier di Sonzo, che regala così la possibilità di conquista di altri punti per Attimis, che ha 61 punti, Romance 34. Vediamo il prossimo argomento con Attimis sempre in vantaggio. Musica! Un brano di Francesco Guccini, ascoltiamolo insieme, dovete darci il titolo. Romance di Sonzo, la locomotiva, canzone del 1972. Conquista
altri punti romance, però insomma 61 punti sono quelli di Attimis, mancano altre tre domande. Vediamo il prossimo argomento e se romance ha la possibilità di raggiungere Attimis. Territorio. Ezio, padre della poetessa novella Aurora Cantaruti, di quale località fu sindaco tra queste? Spilimbergo, Udine, Codroipo, Fagagna. Avete ancora 10 secondi per pensarci. Non è Codroipo. Quindi Marco la possibilità di scelta, ma non è nemmeno Fagagna, perché è Spilimbergo. La risposta esatta, e quindi non lo sapevano. Andiamo a vedere il prossimo argomento, perché mancano altre due domande, così vediamo com'è poi la situazione sia per Attimis che per Romance. Sorpresa, qui avete 10 punti in palio e 30 secondi per pensarci. Come si chiama l'acerrimo nemico del corsaro nero? Lolonese, il conte di Lerma, Carmo e Van Gul. Avete 20 secondi per pensarci. Romance non dà la risposta esatta. Avete ancora 18. No. Ed Attimis! Fortuna. Un bel colpo, un bel colpo questo per Attimis. Proprio un bel colpo, perché questo non la sapevi, sei lanciato, diciamo così. Vediamo il prossimo argomento. Anche se ho visto il corsaro nero. L'hai visto, ma però non eri convinto sulla risposta, no, ti sei un po' lanciato. Non la sapevo. Non la sapevi. Però hai avuto fortuna. Prossimo argomento, vediamo quindi quella che è l'ultima domanda della puntata. Territorio. Però accadde oggi, l'8 novembre 1987, si svolse il referendum che vietò la produzione di energia nucleare in Italia. Quanto diste in linea d'aria la centrale slovena di Krško della nostra regione? Circa 240 km, 200, 300, 140. Romance dà la risposta errata e invece Attimis conquista altri punti. Vediamo dunque tra poco quella che è la situazione, perché mi pare chiarissima, ma andiamo a vedere chi vince questa puntata e prosegue, lo sapevo, tra Romance di Sonzo e Attimis. Vediamo il punteggio finale. Vediamo il punteggio che insomma dovrebbe essere... Sorridono Romance, perché insomma mi pare chiaro che la puntata è stata vinta da Attimis. Romance di Sonzo 39, 74 punti. Attimis con Marco Capitano, che può far vedere il libro. Danno la mano, ma soprattutto con questa vittoria fa vedere anche quella che è la pubblicazione, i 50 anni della vostra Proloquo, se non sbaglio. L'abbiamo pubblicato quest'anno per i 50 anni della sagra delle fragole dei Lamponi. Ah, complimenti, insomma, una bella. È un bellissimo libro nel quale ci sono tantissime storie e poi chiaramente ci siamo noi, in fondo al libro ci siamo noi, quindi... Bene, Attimis continua dunque, prosegue, l'avventura lo sapevo e tornerà a febbraio. Io ringrazio Marco e la Proloquo di Attimis, Patrizia e assieme alla Proloquo di Romance di Sonzo, ringrazio anche Claudio Romanzin qui con noi, la regia di Pierangelo Buttazzone assieme a Gian Domenico Ricci, Chiara, il mitico Gianni e Tommaso Ravo in studio. Grazie per l'attenzione, ci vediamo venerdì prossimo, una nuova puntata.